Ciao, sono Carlo. Oggi ti spiego come suonare il riff di Paranoid dei mitici Black Sabbath. Allora, è un riff molto divertente che io solitamente uso con i miei allievi per insegnare a suonare le Meron. Infatti, dopo tre colpi di Mi, viene fatto questo doppio Meron. Sol e La e Re e Mi. Viene fatto due volte. Allora, potete farlo o con indice anulare oppure anche col mignolo, che così fortificate anche il dito mignolo ed è anche un po' più comodo come allargamento di mano se non avete la mano tanto grande. Ok, passiamo alla seconda parte invece. Quattro quarti suonati con gli ottavi sul Mi, quindi corda di La, tasto 7. 1, 2, 3 e 4. Qua abbiamo Do con la sua quinta ed ottava, cioè Do, Sol e Do acuto. Stessa cosa sul Re, soltanto che avremo Re, La e Re acuto. Io li suono con una specie di barré fatti col mignolo o anche qua con l'anulare. Esercitatevi, alcuni possono farlo con questa diteggiatura, a me non piace molto. Indice, anulare, mignolo. Però forse riesce a staccarli meglio. Io riesco a staccarli anche senza. Nel senso che non dovete far sovrapporre le note. Tonica, quinta, ottava. Se suonano tutte insieme fanno un gran casino. Io questa cosa la faccio alleggerendo. Quando il Do ha colpito che vado a suonare il Sol, lo alleggerisco in modo da staccarlo. Stessa cosa anche non lasciare buchi, ma attaccarli. Allora, proviamo a suonarlo con la batteria, magari la metto un po' più lenta. 1, 2, 3, 4. Grazie per aver visto il video, vi invito come al solito a lasciare un commento, un mi piace, a aiutare il canale a crescere. Grazie ancora, ciao a tutti e buona musica.